Ciao carissimi, ben ritrovati per questa puntata numero 68, la terza consecutiva legata a questo luogo, al Luca Cave. E quindi ripartiamo da qui, entriamo. Stavolta non abbiamo bisogno di biglietti e di conseguenza del terminale, ma l'arma ci basterà raccoglierla qua a terra. Eccola, ne possiamo trovare più di una qua dentro, un'altra è lì. Schiaccia il comunista, arma legata al gioco omonimo, questo qua davanti. Tra l'altro ragazzi, proprio di questo gioco da bambino avevo una versione sul mio caro vecchio Commodore VIC-20, il primo sistema sul quale abbia giocato. Purtroppo si sta parlando di ben oltre 30 anni fa, comunque ho sicuramente un bel ricordo. Possiamo prendere l'arma, a noi ne basta una. Schiaccia il comunista. Per quanto mi riguarda, già il nome vale il prezzo del biglietto. E non lo dico per una mia fede politica, non mi interessa assolutamente nulla, ma proprio per l'originalità. Arma carina da vedere, ai colori della bandiera francese, con in mezzo scritto democrazia. Tradotto in italiano, ovviamente. Allora, ha una velocità media, quindi i danni, che sono comunque bassi, vanno pur sempre rapportati alla velocità. Basso lo è anche il peso, così come il valore. Danni comunque che possono essere alzati, vediamo di quanto. Abbiamo un solo miglioramento, il tagliente, che va ad incattivire molto l'arma a livello estetico, aggiungendo queste 5 lame a disco, oltre al sanguinamento, e a circa il 70% di punti danno, da 42 a 71. Occorre semplicemente fabbro al grado 1. Quindi, non male comunque. Pur avendo aumentato di parecchi danni, l'arma non regge il confronto con nessun'altra della sua categoria. E dobbiamo anche considerare che è sprovvista di perk, quindi un grosso punto a suo sfavore. Però, prima di trarre conclusioni affrettate, andiamo a provarla. Allora, oltre ad un interesse a livello estetico, devo dire che mi piace l'arma così modificata, il primo particolare che ho notato, che noto io, ma che probabilmente noterete anche voi, anche perché a me sembra abbastanza lapalissiano, è l'imponenza. L'ingombranza visiva dell'arma sullo schermo occupa veramente parecchio spazio, rapportando il tutto ovviamente alla reale grandezza dell'arma. Guardiamo il sanguinamento. Riproviamo. Lascia un po' a desiderare. Eh sì, lascia molto a desiderare. Parliamo di un nemico livello 14, ragazzi. Molto, molto bello l'effetto visivo del sangue. Del sangue sull'arma, ovviamente. Sì, ben fatto, veramente ben fatto. Due, tre, quattro. Colpo critico. Lascia un po' a desiderare. Quello che è molto bello invece vi faccio vedere, il colpo in corsa. Molto, molto bello. Avete notato il rovescio dritto, dritto rovescio? Beh, certo, con super mutanti di questo livello
si fa un po' fatica. Cioè, insomma, ce ne vuole. Anche perché il sanguinamento purtroppo non aiuta affatto, si vede a malapena. Per fortuna riusciamo a disarmare con una certa facilità il nemico, quello sì. Meraviglioso. Piace sempre. Una fine simile. Scappano dalla paura, quindi lasciamoli stare, dai. Oh, per bacco. Bello. Sull'albero è andato! Direi che in questa occasione, più che in altre, avere una quantità elevata di forza e allenamento intensivo, possibilmente al grado massimo, è quantomeno consigliato. E visto che i danni sono bassini, avere pure il talento carneficina non sarebbe una brutta cosa. Allora ragazzi, in conclusione direi che potrei fare
Esattamente il ragionamento inverso che ho fatto alla fine della puntata precedente. Se in quel caso ero palesemente deluso, stavolta devo dire che l'arma sul campo ha superato le mie aspettative iniziali. Certo, non possiamo annoverarla tra le migliori armi corpo a corpo. Non ha un perk. I danni sono quelli che sono, quindi sicuramente non può rientrare in quella ristretta cerchia. Ma devo dire che sicuramente nel complesso un'arma molto piacevole da usare. Originale, bella da vedere e con la giusta dose di pazienza, con la giusta dose di parate anche, mettiamoci anche quello, possiamo cavarcela in ogni situazione. Quindi, se me la sono cavata io, potete farlo anche voi. E devo dire quindi nel complesso che un bel giro di valzer possiamo anche concederglielo. È tutto anche per stavolta. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Bye bye.